Ciao bambini, come state? Io vi stavo pensando perché volevo condividere con voi questa cosa molto importante. Lo sapete cosa è successo 2 giorni fa? 2 giorni fa, innanzitutto era il 21 marzo e abbiamo cambiato la nostra stagionalità. Non siamo più in inverno, ma siamo entrati in... Bravissimi, in primavera. E guardate un po' cosa succede in primavera. Venite con me. Guardate, sono sbocciati un sacco di fiorellini. Ci sono le margherite e ci sono le violette. E anche l'erba ha cambiato colore, è diventata molto più verde e molto più folta. E questi sono solamente alcuni dei fiorellini che sono sbocciati nel mio giardino, ma se voi guardate fuori dalla finestra, sicuramente vedrete gli alberi in fiore. O se i fiorellini non sono ancora nati, ci sono gemme e foglioline. Provate a guardare. Ma cosa dite se adesso anche noi andiamo a fare il nostro fiore della primavera? Eccoci bimbi, allora siete pronti per fare il vostro fiorellino della primavera? Per farlo potete utilizzare qualsiasi cosa di recupero che trovate in casa. Potete usare della carta di giornale, dei tovaglioli, dei fazzolettini, del panno Lenci, della stoffa, anche dei sacchettini di carta che non utilizzate più. Insomma, fatevi aiutare dalla mamma a prendere tutto il materiale possibile. Io ho fatto alcuni fiorellini, dopo ve li faccio vedere con tanto materiale che avevo qui a casa. Però con voi volevo farne uno in particolare e per fare questo ci serve il rotolo di carta igienica, la forbice, pennello e tempera del colore che volete, la colla vinilica e un cartoncino, anche questo del colore che volete voi. Allora, come prima cosa, prendiamo il nostro cartoncino, il nostro rotolo e disegniamo il cerchio che sarà poi il centro del nostro fiore. Lo lasciamo da parte. Intanto andiamo a dipingere il nostro rotolo. Io ho scelto il colore rosso, voi potete sceglierlo del colore che volete, mi raccomando. Impugnare bene il pennello e iniziare a colorare il vostro rotolo. Io, per velocizzare un pochino le cose, bimbi, l'ho già preparato. Eccolo qua, tutto colorato di rosso. Ora possiamo mettere via la tempera. Prendete il vostro rotolo, con l'aiuto delle forbici, iniziate a tagliare il rotolino, ma non del tutto, ci fermiamo un pochino prima della fine del rotolo. Ora vi faccio vedere, guardate. Vedete che non l'ho tagliato fino in fondo? Ho lasciato un centimetrino e così facciamo per tutto il rotolo. Anche in questo caso, bimbi, per fare più veloce, io ce l'ho già pronto. Eccolo qua. Ho anche spuntato un pochino il nostro fiorellino perché altrimenti i petali sarebbero stati troppo lunghi. Ora prendiamo il cartoncino e ritagliamo il cerchio che avevamo fatto prima. Questo sarà il centro del nostro fiore. Io l'ho scelto azzurro, voi potete ovviamente sceglierlo del colore che volete, bambini. O se non avete un cartoncino e avete un foglio bianco, potete colorarlo con i colori a tempera, oppure con le matite, oppure con quello che volete. Mettiamo un po' di colla intorno al nostro cerchio. E ci appoggiamo sopra il nostro fiore. Non preoccupatevi se la colla vinilica sbava, tanto dopo, quando si asciuga, diventa trasparente. Guardate, manca qualcosa però a questo fiorellino. Manca il gambo. Con un cartoncino, bimbi, colorato di verde, io l'ho già preparato. Potete colorarlo di verde con la tempera, col pennarello, con quello che volete. Eccolo qua. Anche in questo caso ci aggiungiamo un pochino di colla per attaccarlo. Bisogna aspettare che si asciughi bene perché stia bello dritto, però guardate già che bello che è. Ora vi faccio vedere altri fiorellini che ho fatto.
Guardate. Ho fatto dei bellissimi tulipani. Questi li ho fatti con la carta di un sacchetto, di un vecchio sacchetto. Ho fatto dei fiorellini con i tovaglioli, un tovagliolo azzurro e un tovagliolo verde. Ho fatto un bellissimo centrotavola, bimbi, guardate. Anche queste sono delle salviettine. Ho messo il nastrino per tenerle ferme. E qui ho fatto un bellissimo bouquet. Questo l'ho fatto col pannolince e il cartoncino, questo l'ho fatto con i pirottini e questo l'ho fatto con la rete delle arance e un pezzettino di pannolenci. Insomma, vedete bimbi, con qualsiasi cosa di recupero che avete a casa potete formare il vostro fiorellino. Forza, mettetevi al lavoro! Aspettiamo i vostri fiori!